visto che abbiamo parlato della casa editrice Liberi Libri, che tra l'altro si trova a pochi chilometri da casa mia, proprio a Macerata. Allora vediamo un po' di titoli che la Liberi Libri propone. Per esempio Bastiat e De Molinari contro lo statalismo, Bruno Leoni La libertà e la legge, Rothbard L'etica della libertà, Pascal Salin La tirannia fiscale, sempre Rothbard Per una nuova libertà Il manifesto libertario. Qui vediamo Carlo Lottieri Il pensiero libertario contemporaneo. Qui abbiamo per esempio ecco Carlo Lottieri Il pensiero libertario contemporaneo che io ho in versione ebook. Questo invece è il libro di Hume, Il problema dell'autorità politica. Bellissimo anche il sottotitolo, Un esame del diritto di obbligare e del dovere di obbedire. L'autore infatti spiega e dimostra su un piano logico che non esiste il diritto da parte di alcuni, i governanti politici in particolare, di obbligare l'intera società e i singoli individui a fare quello che eventualmente anche una maggioranza ritenga giusto. Questo diritto di obbligare non c'è, non esiste, quindi non esiste il cosiddetto contratto sociale implicito e di conseguenza non esiste un dovere di obbedire da parte del singolo individuo all'autorità politica. E tutta la riflessione è condotta sul piano del ragionamento logico e dei principi filosofici. Altri libri importanti tra i numerosissimi pubblicati dalla Liberi Libri sull'anarcocapitalismo c'è per esempio questo di Pierre Lemieux, ma soprattutto i libri di Rothbard, il padre dell'anarcocapitalismo, come questo che può essere considerato il manifesto libertario per una nuova libertà. Qui vediamo alcune immagini proprio di Rothbard, che ormai è morto da diversi anni. Qua invece il logo del movimento libertario. Un altro libro sempre della Liberi Libri che è molto importante è questo di Hans Hermann Hopp, di cui abbiamo parlato prima, e il suo libro si intitola Democrazia, il Dio che ha fallito. Questo libro è un altro capolavoro del pensiero libertario, ma semmai ne parleremo dopo.